la parola per primo al consigliere Pagliuca, in quanto presidente della commissione partecipata. Quella che oggi il nostro comune sta portando avanti, signor sindaco, è una battaglia di retroguardia. Uno Stato troppo presente nella vita economica del nostro Paese ci ha consegnato un ritardo rispetto a tutti gli altri Paesi del mondo sul tema delle privatizzazioni. Lei mi parla di Casa di Vetro e noi, nonostante esplicite richieste, da A2A non sappiamo nulla, nemmeno cose basilari, nemmeno cose che le persone che lei ha nominato, si sono impegnate a riferire a noi ogni 3 mesi. Ogni 3 mesi ci devono fare una relazione, questa relazione non è mai stata presentata. Mi permetto di domandarle, cosa ha fatto per tutte queste inadempienze? Magari una tiratina di orecchie per essere un pochettino più adempienti a quello che hanno firmato al momento della loro nomina, ci consentirebbe quella trasparenza da lei citata prima. Sono 2 motivi in più per procedere alle privatizzazioni, l'assenza di piano strategico e una difficile capacità di controllo sulle partecipate stesse. A questo punto, perché non privatizzare? Mi permetto di suggerirle 2 motivi per non privatizzare. Per rendere opaco il bilancio sulle attività del Comune, o peggio, per suggerire assunzioni tra il proprio elettorato e sistemare nei consigli di amministrazione delle partecipate amici e amici di amici che non sono riusciti a costruirsi una carriera fuori dalla politica. Le dico di più, lei prima ha menzionato con una certa nota di orgoglio che le nostre partecipate fanno degli utili. Non è bene. Le nostre partecipate non devono fare utili, non devono produrre nemmeno perdite, devono andare in pareggio. Nel momento in cui fanno degli utili stiamo chiedendo al cittadino una forma diversa di tasse. Quindi il nostro obiettivo, signor Sindaco, con poco orgoglio, è quello di raggiungere il pareggio. Grazie. Grazie, consigliere Pagliuca.